Bene, buonasera, benvenuti a tutti e benvenuti a questa prima puntata, prima tappa del Sales Community Lab edizione 2023. Come sapete, questo è un percorso dove insieme in una community cresciamo in quelli che sono le nuove frontiere della vendita. Però come si svolge nel dettaglio il Sales Community Lab lo lascio dire al nostro founder, che è Davide Zamagni, che è stato 8 anni fa l'iniziatore di quello che allora era il forum commerciale. Vai, Zama! Non ho ancora capito, te usi sempre questo termine founder, spero che sia una cosa positiva, però adesso non so. Ma non l'ha mai detto nessuno questa cosa. Vogliamo Detto essere un po' questo, internazionali. benvenuti a tutti. Come diceva Valerio, oggi è la prima tappa di 9 tappe che faremo quest'anno, suddivise sostanzialmente in tre temi che con l'ausilio dei nostri grandi professori, che anche nell'anno 2022 ci hanno accompagnato, contiamo appunto di fare per poter uscirne nuovi, rigenerati. I tre temi sono il cliente al centro delle vendite, seguito appunto da prof oggi presente Marco Galdenzi, che vedrà appunto 3 puntate, come sapete dal format, 2 puntate online, più la puntata di giovedì 8 giugno in presenza. Poi avremo invece il prof Cardinali che ci parlerà del sales intelligence, anzi della sales intelligence, e quindi entreremo nel merito di tutte quello che sono le nuove frontiere, diciamo che ci aprono a quello che è oggi, non so, per citarne una, ChatGPT, per capire come ci possono aiutare a vendere di più. E poi invece avremo il professor Alessandro Pagano che ci parlerà di formazione e sviluppo dei giovani professionisti delle vendite. Anche perché guardando un po' i quadratini qui presenti, iniziamo tutti ad avere una certa. Quindi è ora che iniziamo anche a lanciare anche qualche giovane, perché sennò no, non abbiamo il ricambio di questo spettacolo di attività. Per cui mi raccomando, stiamo collegati e soprattutto, per chi ancora non l'ha fatto, iscriviamoci. Comunque alla fine poi daremo gli avvisi per come funziona l'iscrizione a questo corso. Abbiamo volutamente deciso di fare alcune date aperte a tutti, quindi anche ai non iscritti, proprio perché vogliamo che questa community si allarghi il più possibile. Però poi a un certo momento, per chi vorrà, sarà bello potersi aggregare e stare insieme appunto in questo corso. A te la parola, Valerio. Bene, grazie Zama, grazie per la spiegazione. Abbiamo appunto con noi questa sera il professor Marco Galdenzi, docente di tecniche di vendita all'Università di Teramo, nonché consulente aziendale. Perché torniamo a parlare del cliente al centro delle vendite? Perché è un tema sempre attuale ed è il tema della relazione e del consolidamento della relazione col cliente, è una cosa che rimane al di là di quella che è l'intelligenza artificiale e di quelle che sono tutte le nuove tecnologie che avanzano. Per cui all'interno della survey che abbiamo preparato prima di scegliere queste 3 tappe, è stato chiesto da chi ha partecipato alla survey proprio di riprendere questo tema alla luce della nuova tecnologia e delle nuove anche dell'intelligenza artificiale. E come diceva Zama, sono 3 tappe. La prima tappa è il prof che ci introduce il tema. Abbiamo un testimonial di come si applica questa modalità di lavoro, di relazione col cliente nella prossima puntata. Poi invece avremo la puntata in presenza dove scaricheremo ancora di più a terra questo tema. Però non mi dilungo e lascio la parola al professor Marco Galdenzi, che ci introduce questo tema e ci darà anche dei contributi per iniziare a sperimentare, incuriosirci. Prego Marco, benvenuto. Grazie, Benvenuto a tutti. grazie, grazie Valerio, grazie a tutti. Allora, vado a condividere lo schermo. Un po', ok. Bene,
Allora, siamo al secondo anno del Sales Community Lab. Come ha annunciato Valerio, il mio intervento si articola in tre momenti. Questo è il primo, che servirà per costruire un po' il quadro riferimento all'interno del quale ci muoveremo poi, in particolar modo, nell'incontro in presenza. L'argomento che vado ad affrontare è un argomento analogico, nel senso fa riferimento a quelle che sono le relazioni interpersonali, si parla più che altro di vendita fatta in presenza, tra virgolette, o anche effettivamente, eventualmente diremmo upselling, ma comunque sempre di un'interazione tra persone. Per chi non ha avuto l'opportunità di conoscermi negli incontri precedenti, sono un consulente di direzione e formatore, diciamo che lavoro prevalentemente nell'ambito commerciale dell'organizzazione, ho avuto un'esperienza come amministratore delegato di un'azienda di abbigliamento, faccio il formatore da molti anni, parallelamente ho fatto attività di ricerca e formazione anche in ambito accademico e specificatamente all'Università di Teramo ho insegnato tecniche della comunicazione pubblicitaria, economia e gestione delle imprese, marketing e tecniche di vendita, a cui faceva riferimento Valerio. Bene, entriamo un po' nell'ambito del nostro argomento. Perché mettere il cliente al centro? È vero che è un tema che ci è stato sollecitato dalla community, quindi nell'indagine fatta prima di partire con il progetto 23, è stato chiesto quali fossero gli argomenti che potevano suscitare maggiore interesse, nei confronti dei quali c'era interesse da un ulteriore approfondimento, e questo è stato uno di quelli. In realtà, che si parla di cliente al centro è già un po' di tempo nella letteratura del management, è ormai acclarato, ormai consolidato il concetto che l'organizzazione deve ruotare intorno al cliente, che il cliente è il fulcro delle nostre attenzioni e delle nostre attività. Ma quando è che si è cominciato a parlare di questo? Io ricordo da bambino facevo la spesa. Abitavamo in un paese con mia madre e all'interno del negozio c'era un cartello più o meno tipo un cartello, un quadretto più o meno tipo questo, dove c'era scritto il cliente ha sempre ragione. Sembra un'affermazione estremamente forte, sicuramente nella direzione della customer satisfaction, no? Quale dichiarazione più totale si poteva fare nei confronti dell'attenzione al cliente. La verità però è che a quel tempo, stiamo parlando degli anni 60 grossolanamente, al di là delle dichiarazioni di facciata, poi non sempre c'erano comportamenti coerenti con quella stessa dichiarazione. Anzi, molto spesso la finalità delle aziende, piccole aziende commerciali come quella a cui facevo riferimento, ma anche grandi aziende di produzione, era più quella di riuscire a gestire, ad amministrare il cliente, cercando di avere una relazione che fosse essenzialmente funzionale alle esigenze dell'organizzazione. Questo perché? Perché in generale, avevamo nella maggior parte delle situazioni una offerta che eccedeva in qualche modo la domanda, cioè c'era una domanda in crescita che si sviluppava, scusate, c'era una domanda che eccedeva l'offerta, una domanda in crescita che si sviluppava abbastanza velocemente, e ancora il sistema produttivo italiano non era in grado di soddisfare appieno tutto quello che il mercato chiedeva. Io riporto sempre, quando parlo di questo argomento, quindi probabilmente qualcuno l'ha già sentito, qualche esempio che mi è stato fatto da chi in quei periodi lavorava già, e in particolar modo c'era ricordo un imprenditore con cui ho collaborato anni fa, un imprenditore del Pesarese che produceva i soggiorni, che mi raccontava, sa Cadenza, a me qualche volta è capitato di caricare il camion per fare 5 consegne, piccola azienda, il titolare faceva un po' tutto, si occupava anche delle consegne, e trovare qualche rivenditore che era disponibile a pagare in contanti per poter scaricare tutto quello che avevo nel camion. Magari lui aveva predisposto i prodotti per fare 5 consegne e trovava il primo che diceva, se me li date li pago tutti subito.
Se qualcuno oggi ha avuto recentemente esperienze nell'acquisto di mobili, sa che oggi sostanzialmente si acquista sul venduto, quindi non ci sarebbe nessun rivenditore disponibile a pagare anticipatamente pur di mettersi in casa della merce. Cioè loro erano pazzi? No, semplicemente sapevano che i primi cinque clienti che fossero entrati nel suo negozio, se lui aveva merce a disposizione, avrebbero acquistato. Stessa cosa mi raccontavano, anche se in contesti diversi, degli agenti che lavoravano per la Merloni, per l'Ariston, la divisione termosanitaria, di grossisti che ordinavano 10 scaldabagni sperando di averne in consegna 2. O un mio amico, manager della Barilla, mi raccontava che alcuni agenti, sempre lì, operanti in quegli anni del boom economico, gli avevano riportato che nei periodi in cui c'erano delle campagne vendita, quindi nel momento in cui loro avevano obiettivi di vendita specificatamente determinati anche sul mix prodotti venduti, ci passavamo dentro i paesi e senza neanche scendere dalla macchina, tiravamo giù il finestrino, chiamavamo l'esercente e gli dicevamo: non so, Antonio, ti mando tre cartoni di spaghetti, due di fusilli e una di pipericate. No, ma io le pipericate ce l'ho. 3, 2, 1, se li vuoi così, se no, niente. Cioè i prodotti non si vendevano, si comprava. Sostanzialmente la capacità contrattuale che aveva qualcosa da vendere era decisamente superiore rispetto a quella che veniva offerta da quella che era a disposizione chi voleva comprare. Quindi questa era la situazione. Per coloro che hanno letto qualche manuale di marketing, scusate, sono andato una slide avanti nel racconto. Cosa succedeva di fatto? Succedeva che, e questa è una cosa generale, la discrezionalità del cliente, cioè la sua capacità di scelta, era bassa. E non c'era una offerta così significativa da consentire ai clienti di trovare alternative. Quando questi due fattori sono bassi, come si evidenzia nel grafico, non c'è un orientamento al cliente. Mentre nel momento in cui il cliente ha discrezionalità nella scelta e può scegliere anche come soddisfare i propri bisogni, quindi c'è un'offerta alternativa rispetto a quella del venditore in quel momento a contatto con il cliente, l'orientamento al cliente diventa una necessità. È una questione di potere contrattuale. Chi ha potere contrattuale lo fa valere. Se io ho potere contrattuale in quanto ho molti più soggetti che vogliono comprare rispetto alla mia capacità di soddisfarli, è evidente che posso stabilire io le condizioni, io inteso come sistema, come mercato. Al contrario, quando invece la domanda è inferiore all'offerta, ci si trova in una situazione opposta. Questa cosa è rappresentata anche, no, in questa schematizzazione dove ho riportato quelli che vengono normalmente definiti come gli orientamenti dell'impresa. Nei manuali spesso questi orientamenti vengono descritti come un'evoluzione cronologica degli stessi, ma non è sempre detto così. Diciamo che più in generale, più il mercato è maturo, quindi ci troviamo in una situazione in cui la domanda non cresce e l'offerta sta raggiungendo il suo apice. Vedete rappresentato nell'asse delle X, delle ascisse, quindi più ci spostiamo verso destra e parallelamente più la concorrenza è alta, più avremo uno spostamento dell'approccio aziendale dall'orientamento alla produzione alla customer satisfaction. È evidente che se la domanda è superiore all'offerta, io riesco ad amministrare, a gestire il cliente cercando di ottimizzare, di efficientare i miei processi, per offrire magari il prodotto a un prezzo competitivo, per remunerare adeguatamente quello che è l'investimento di capitale. Poi a un certo punto ci si accorgerà che non è più spontanea, la domanda spontaneamente non soddisfa più l'offerta e poi quindi ho necessità magari di cominciare a promuoverla attraverso
la strutturazione, una rete di vendita, eccetera. Poi andrò a verificare quali possono essere le necessità dei singoli segmenti di mercato fino a mettere il cliente al centro. Orientamento alla customer satisfaction. E come dicevo, non è detto che sia un'evoluzione che attraversa tutti i mercati. Noi ci troviamo in situazioni in cui mercati nuovi, diciamo, consentono alle aziende che stanno operando un orientamento che definiremo la produzione. Quando, un esempio classico è quello dei telefonini e cellulari, quando questi sono stati lanciati, sostanzialmente la domanda era vivace, l'offerta era estremamente limitata, pensiamo, non so, ai contratti. Un contratto che valeva per tutti. Non è detto che quella tipologia di contratto rispondesse perfettamente alle esigenze di tutta la clientela. Marco, magari, che usava il telefono prevalentemente durante la settimana per lavoro, aveva necessità di alcune condizioni particolari diverse magari da quelle di, non so, Valerio, che utilizzava prevalentemente il cellulare nel fine settimana. Eppure il contratto era unico perché? Perché l'offerta era, quindi la concorrenza era bassa, c'era molta domanda e le aziende cercavano di sfruttare la situazione per andare a recuperare gli investimenti fatti in fase di sviluppo del nuovo prodotto e così. Quindi è normale che quando le condizioni descritte nello schema, nel grafico, si verificano, quindi domanda superiore all'offerta, poca concorrenza, prevalentemente orientamento alla produzione, al contrario, orientamento alla casa. Negli anni 90 si è cominciato a parlare in maniera sempre più significativa. Diciamo, lo sviluppo di quelli che erano gli orientamenti, i management, legati alla qualità totale, quindi al total quality management, company-wide quality control, e fece un certo, suscitò curiosità, un'affermazione, non mi ricordo se fu scritto in un articolo o lo scrisse in un suo libro. Comunque, Alberto Galgano, che fu uno dei promotori della qualità totale in Italia, in qualche modo, in maniera provocatoria, un giorno disse che il cliente è un mostro. Wow. La cosa fu curiosa perché proprio lui era uno dei promotori del concetto della qualità totale, quindi di modelli di gestione che mettevano il cliente al centro. Come mai questo? E Gartner dice: ma è vero, ma i clienti sono dei mostri, guardate. Ha una fame infinita, cerca sempre nuovi prodotti che devono procurargli soddisfazione. Se non siamo in grado di soddisfarlo come lui desidera, ci ignora, si disinteressa a noi, non gli importa del budget, l'organizzazione, i dipendenti, è senza pietà, no? Quante volte è capitato che abbiamo pensato che quel cliente sarebbe rimasto sempre con noi perché in passato siamo stati noi che gli abbiamo dato una mano e poi un bel giorno il cliente se ne va, no? Ma non perché è cattivo, è spietato, è vero, perché è interessato al fatto che la nostra organizzazione sia funzionale al perseguimento dei suoi obiettivi. È esigente, vuole un impegno continuo per migliorare quello che gli diamo e la sua soddisfazione, non tollera distrazioni. C'è un po' timido, questo sembrerebbe dargli diciamo, un aspetto un po' più umano, no? In realtà anche questo è un elemento negativo perché la timidezza la mostra nei nostri confronti quando è insoddisfatto, cioè quando è insoddisfatto il cliente se ne va e non lascia traccia della sua partenza, non ci dice perché, generando spesso l'impossibilità al recupero, scusate, cosa fondamentale. Al contrario, se si sente offeso, tra virgolette, per un torto subito dall'azienda fornitrice, non lo dice, non manifesta la sua insoddisfazione verso coloro che, a suo dire, l'hanno reso insoddisfatto, ma in compenso condivide con tutti gli altri la sua esperienza negativa, generando problemi, ovviamente. È un bambino in quanto che si eccita di fronte alle novità, è invadente nel senso che vuole che tutta l'organizzazione sia focalizzata sulla sua soddisfazione e vuole essere considerato unico. Non gli interessa
degli altri, non gli interessa che noi come fornitori abbiamo tanti clienti da soddisfare. Il suo rapporto lo percepisce come one to one. Siamo noi che abbiamo tanti clienti, ma per ogni cliente noi siamo unici, no? Se noi abbiamo una percentuale di non conformità di errori del 2%, diciamo che siamo bravi, ma per quei due clienti che hanno ricevuto qualcosa di non conforme, probabilmente l'esperienza non è così positiva. E concludeva Gargano dicendo: e poi in realtà il mostro è il padrone, cioè lui ha potere di vita e di morte, ovviamente economica, su ogni attività. Il cliente è il vero padrone dell'azienda. Capelli, allora tutto questo dovrebbe portarci a vivere il cliente come antagonista? No, e proprio qui era il trucco, tra virgolette, perché Galgano concludeva dicendo che l'amore per il mostro, cioè un elevato livello di customer satisfaction, può compiere la magia e trasformare l'orribile creatura che abbiamo descritto in un amico. Perché in realtà quello che lui voleva sottolineare, cioè è vero che il cliente ha tanti, e lo diceva in maniera ironica per certi versi, no? Ha tanti aspetti negativi, si disinteressa di noi, non ricerca sempre attenzione, è vendicativo e tutto quello che ci siamo detti, ma se noi riusciamo a generare un elevato livello di customer satisfaction, il cliente è il nostro migliore alleato per il successo dell'azienda. Ovviamente, come abbiamo detto, questa attenzione al cliente è qualcosa che si deve sviluppare all'interno di tutta l'organizzazione, no? Quindi è una mentalità diffusa in tutte le persone dell'azienda, perché le aziende le descriviamo con gli organigrammi, però in realtà però funzionano per processi, quindi tutti intervengono all'interno del processo e tutti in qualche modo partecipano alla soddisfazione del cliente. Anche se poi il front line, cioè chi spesso ci mette la faccia, è il commerciale. E il cliente percepisce il commerciale, parla con il commerciale, si lamenta con il commerciale o apprezza raramente, fa apprezzamenti rari nei confronti dei commerciali, perché sono, come dire, il front line, no? Sono coloro che si trovano faccia a faccia con il cliente. Quindi, per le organizzazioni è acclarato che ormai la necessità di avere un orientamento al cliente, quindi porre il cliente al centro della nostra attenzione, è qualcosa di imprescindibile. Quindi non è una scelta. Non lo facciamo per altruismo, è una forma di egoismo perché sappiamo che essere attenti al cliente è l'unico modo per avere successo. E fino a qui ci siamo. E nelle vendite? È chiaro che nell'implicito dell'affermazione che ho fatto poco fa, quando dicevo che tutta l'organizzazione deve essere orientata alla soddisfazione del cliente, non possiamo pensare che proprio il front line si disinteressi a questo. Anzi, ne è un attore importante. Ma nel tempo questa necessità si è sviluppata ancora più. Paradossalmente, facevo prima riferimento a alcuni modelli di management che dagli anni 90 sono stati adottati in molte aziende, no? Sulla scorta appunto delle esperienze giapponesi sulla qualità totale. Molto spesso questi progetti, curiosamente per certi versi, riguardavano più gli ambiti della produzione dell'organizzazione interna dell'azienda piuttosto che delle vendite, quando in realtà la vendita è il front line, no? Diciamo prima. È la funzione aziendale maggiormente a contatto con il cliente, quindi si dovrebbe presupporre che sia quella maggiormente interessata e coinvolta a progetti di customer satisfaction, ma in realtà così non è stato. Come sono trovato più volte ad affermare nei seminari, negli incontri, paradossalmente la funzione vendita si è manifestata, configurata come una funzione un po' statica nel tempo, non ha manifestato grossi slanci di innovazione. Sì, adesso si comincia a parlare di digitalizzazione e dei riflessi che questa ha o che potrebbe avere nell'attività di vendita, ma diciamo, negli aspetti di gestione del processo di vendita, fino ad oggi non c'erano stati grandi cambiamenti.
del modo di comportarsi. Eppure il mercato anche in questo caso aveva sollecitato un approccio differente. No, prima dicevamo, le aziende, le organizzazioni sono, tra virgolette, obbligate ad andare verso la customer satisfaction perché quando concorrono alcune situazioni di mercato non si può fare altrimenti. Perché se c'è un'offerta da parte della concorrenza piuttosto vivace e se la domanda non eccede l'offerta, ma anzi il contrario, è se io voglio acquisire clienti bisogna mi preoccupo delle loro necessità. E è per certi versi curioso che questo non debba succedere alle vendite. Vediamo un po', quindi. Allora, senza adesso per rimanere un po' nelle generali, no? Poi andremo ovviamente nell'incontro in presenza in particolar modo ad approfondire tutti questi temi, a capire come muoverci per andare a scoprire e soddisfare i bisogni. Però, così, grossolanamente, sinteticamente, lo scoprire e soddisfare i bisogni, quindi del cliente, quindi sostanzialmente mettere il cliente al centro, è importante perché si occupa di vendite perché? Almeno per quattro motivi. Innanzitutto perché migliora l'immagine del venditore. In secondo luogo perché l'aiuta a essere più efficiente e più efficace nella negoziazione. Gli consente di fare presentazioni migliori e è fondamentale per creare relazioni. Cioè, se io non devo vendere una sola volta, ma voglio costruire vendite ripetute nel tempo, questo è un aspetto indispensabile. E adesso li vediamo sinteticamente, no? Il tempo è tiranno, il tempo scorre, cerchiamo di rimanere entro l'ora che ci eravamo dati come obiettivo e vediamo un po' di approfondire questi aspetti e lasciare poi alla fine magari anche qualche minuto per un confronto che può esserci. Quindi migliorare l'immagine del venditore. Anche qui faccio riferimento a un concetto che spesso mi trovo a esporre quando faccio corsi sulle vendite. Dico che secondo me è estremamente importante avere consapevolezza di questo fatto, cioè che noi tutti viviamo in contesti che mutano abbastanza velocemente. Dicevo prima, in maniera, rimango sempre un po' incuriosito da vedere come l'approccio alle vendite si è rimasto tutto sommato abbastanza statico nel tempo, quando invece il contesto competitivo intorno ai venditori mutava velocemente. Io sono solito, quando faccio le corsi sulle tecniche di vendita, chiedere ai partecipanti quali sono i cambiamenti più significativi a cui hanno assistito nel loro mercato, nella loro situazione, nella loro esperienza. Alcuni di questi variano da settore a settore, ma ce ne sono alcuni assolutamente ricorrenti. E tra questi sicuramente la velocità del cambiamento, tutto cambia intorno a noi. Una volta c'era, dicevo, tempo per osservare quello che accade nel mercato, valutare e decidere se entrare, non entrare, se cosa fare. C'era tempo. Il tempo oggi è diventato una risorsa assolutamente scarsa. La disponibilità delle informazioni. Oggi il cliente dispone di tantissime informazioni. Accede alle informazioni attraverso internet e non ha più necessità del venditore come fonte di informazioni. Tradizionalmente, uno degli aspetti fondamentali dell'attività del venditore era proprio quello di fornire informazioni. Fornire informazioni è bruttino, ma così è. Nel senso che lui andava presso i clienti e presentava i prodotti, perché il cliente non aveva molte alternative. Se voleva conoscere in maniera approfondita quella che era l'offerta dell'azienda, parlava delle nuove tendenze, parlava della situazione del mercato, cioè era una fonte di informazioni imprescindibile. Le alternative erano spesso le riviste di settore che venivano pubblicate magari con cadenza bimestrale o trimestrale e ovviamente nel numero in uscita riportavano quello che era successo già alcuni mesi prima, quindi non era molto facile essere sul pezzo, tra virgolette, senza il contributo fondamentale del venditore. Oggi invece questo contributo non è più indispensabile. Tant'è vero che
sempre più spesso i buyer, come vedremo, affrontano buona parte del processo d'acquisto senza coinvolgere il venditore. Questo, al di là dell'aspetto operativo, di fatto incide in maniera significativa sul ruolo del venditore. Cioè, se il venditore aveva una sua ragione di esistere proprio come soggetto che trasferiva informazioni, che comunicava valore al cliente, e questa necessità oggi non è più avvertita, il venditore perde parte significativa del suo ruolo, non è più indispensabile. E poi c'è l'aspetto legato alla servitizzazione, è un neologismo, è un bruttino secondo me, no? In inglese è servitization, che sostanzialmente sta a significare che sempre più spesso il valore dei prodotti e la possibilità di differenziare, di personalizzare, di personalizzare nei confronti del cliente, di differenziare dalla concorrenza, dipende, dicevo, sempre più spesso dai servizi associati al prodotto. Ora però quei servizi devono essere tarati sulle specifiche necessità del cliente, poi torna il cliente come elemento fondamentale. Quindi, alla luce di questi cambiamenti, noi ci troviamo che il venditore deve essere un partner. Non può essere più solamente un soggetto che periodicamente va lì per piazzare la sua merce. Diventa sempre meno necessario, sempre meno utile. Il venditore ha responsabilità delle azioni di micromarketing, che vuol dire in contrapposizione al concetto di macromarketing, cioè le aziende possono sviluppare azioni di marketing indirizzate a un segmento di mercato, un canale distributivo, no? Ma difficilmente riescono a essere così puntuali da andare a sviluppare un'azione sulle specifiche necessità di Marco Galdenzi. Il venditore sì, il venditore è a contatto con il cliente Marco Galdenzi, lo conosce qual è la sua situazione e di fatto, analizzando le sue necessità, può costruire, passatemi forse l'esasperazione, un marketing mix su misura per lui, andando a definire il prodotto o le caratteristiche o i servizi associati specificatamente necessari per quel cliente, potrà contrattare o condividere condizioni di fornitura e di vendita, quindi prezzo e distribuzione, ad hoc potrà fare azioni di comunicazione, ma questa attività può essere fatta solo dal venditore che interpreta il proprio ruolo come quello di colui che gestisce la relazione col cliente. Non serve più il venditore che utilizza l'approccio spray and pray. Spray and pray sarebbe spargi e prega, no? Il venditore andava dal cliente, faceva la sua bella presentazione, poi tirava fuori il catalogo e cominciava a sfogliare, illustrando i prodotti o i servizi al cliente, il quale lo serviva con scarso entusiasmo, dopo un po' si annoiava. No? E poi che faceva? Cercando di sfruttare le conoscenze acquisite in qualche corso, in qualche riunione sull'interpretazione del linguaggio del corpo, quando vedeva il cliente manifestare una certa attenzione verso uno degli argomenti che stava toccando, andava giù in verticale presentando il prodotto. Ma di fatto questa cosa era inefficiente. Non c'era stata un'analisi preventiva di quello che erano i bisogni. I metodi di vendita, diciamo così, dire tradizionali, prevedevano sostanzialmente quattro fasi, che erano l'armonizzazione, la dimostrazione, il superamento dell'obiezione e la chiusura. Non era prevista una fase in cui si approfondivano le necessità del cliente. Sì, nella fase di armonizzazione, nella prima fase, si suggeriva di fare qualche domanda per capire un po' il cliente. Che tipo di necessità generica aveva? Si diceva: guarda intorno, guarda come è arredato l'ufficio, guarda se ci sono elementi che possano aiutarti a capire magari quali sono i suoi interessi. Poi, se si trovava un gancio bene, spesso veniva a farsi, cercava di trovare un punto d'incontro magari su passioni comuni o su elementi che potevano rendere più vicini cliente e fornitore, e poi si passava alla dimostrazione, cercando di cogliere un interesse su qualcosa. Quando il cliente manifestava questo interesse, poi si cominciava la dimostrazione. Ma
siccome la dimostrazione non veniva fatta dopo che si era indagata la specifica necessità del cliente, il cliente ovviamente obiettava e diceva: sì, ma sei sicuro che, ma questo prodotto farà? E al venditore si insegnavano le controobiezioni. Il cliente obiettava e lui controobiettava, obiettava e controobiettava, fino a che a un certo punto, un po' per uno dei due cedeva, e anche un po' per sfinimento, il cliente allora dava quel famoso segnale che era il semaforo verde della chiusura, e lì il venditore, senza indugio, utilizzando anche le tecniche, doveva chiudere. Ma è evidente che se il cliente oggi ha possibilità di guardarsi il catalogo online, vede i video tutorial, guarda le informazioni che circolano sui social promosse dalle aziende, riesce ad avere nei siti aziendali, nelle parti riservate, tutte le informazioni possibili e immaginabili, che bisogno c'è di un venditore che va a presentare il catalogo? Nessuno. È un'azione inefficiente, una perdita di tempo. Quindi il venditore deve creare valore, altrimenti non serve. No? Lo scopo del venditore non è più quello di comunicare il valore, ma deve essere lui un soggetto essenziale nella creazione del valore. Allora sì, se viene percepito come qualcuno che può creare valore per il cliente, allora il cliente riacquisisce interesse nei confronti del venditore. E questo è testimoniato, quello che dicevo prima, ormai le indagini fatte lo dimostrano in maniera chiara, gli organismi di ricerca che si occupano di vendite l'hanno testimoniato più volte, la stessa Associazione Mondiale degli Agenti di Commercio, in un'indagine commissionata a una società di consulenza, l'ha verificato. I buyer sostanzialmente contattano il venditore in una fase sempre più avanzata del processo d'acquisto. Questo che significa? Uno potrebbe dire: ah, meno lavoro, sono più tranquillo, sai che è. No, in realtà significa che il buyer esaurisce parte significativa del processo d'acquisto, e cioè seleziona i fornitori, definisci in autonomia criteri di valutazione, fa delle prime valutazioni. Sostanzialmente il rischio è che quando contatta il venditore lo fa per chiedergli il preventivo. E tu a quel punto non c'è più nessuna possibilità di incidere sui criteri decisionali, di cercare di orientare le scelte del cliente. Tutto si risolve in poco. E tutte le ricerche dicono: questo tra l'altro fa perdere importanza al venditore, lo disintermedia, lo porta a essere sempre più un soggetto percepito come scarsamente utile. L'unico modo per il venditore per tornare ad acquisire importanza nei confronti del cliente è quello di riuscire a essere coinvolto nelle fasi iniziali del processo d'acquisto. Ma questo accadrà solo se succede quello che abbiamo visto prima, cioè il cliente percepisce il venditore come qualcuno che contribuisce a creargli valore, che lavora con lui al suo fianco, capendo le esigenze, costruendo un'offerta ad hoc, altrimenti serve sempre meno. Quindi deve generare beneficio, allora sì, se è in grado di aggiungere valore, crea anche un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. Quindi l'immagine del venditore migliora se lui è in grado di scoprire i bisogni e riesce a essere parte attiva nella definizione di un pacchetto d'offerta atto a soddisfare i bisogni del cliente stesso. Negoziare efficacemente. Se qualcuno ha ascoltato la presentazione che ho fatto nel corso un po' di tempo fa, sa che ho fatto un piccolo riferimento alla negoziazione. Lo riprendo velocemente. La negoziazione, qui da definizione classica, è il processo attraverso il quale due o più parti, nel disputarsi una risorsa scarsa, vanno alla ricerca di un accordo che sia il migliore possibile. Ora, le strategie di negoziazione, senza che entriamo nel merito in maniera troppo approfondita, sono sostanzialmente due. Ho fatto questo esempio quando ho raccontato ciò. Immaginiamo che ci sia sopra il tavolo una mela e ci sono due bambini che la desiderano. Probabilmente
prima il confronto sarà di natura dialettica, poi nel momento in cui non si riesce a trovare una soluzione, si passerà alle maniere forti e, come sempre accade, il più forte s'accatta la noce e l'altro rimane senza e piange probabilmente. Questo è il tipico esempio di una negoziazione distributiva, cioè come ci dividiamo una risorsa scarsa. La negoziazione distributiva normalmente avvantaggia uno a danno dell'altro. Sono giochi a somma zero, se uno guadagna l'altro perde. Se io ti faccio lo sconto, tu incassi di meno. Se io riesco invece a diminuire lo sconto, io incasso di più. Quindi quello che guadagna uno lo perde l'altro. È come se divido una torta. Più ne prende uno, siamo in due. Se io ne prendo tanta, tu ne prendi poca. Più tu riesci a prenderne, meno io ne mangerò. Quindi non c'è possibilità di mettere in gioco altre risorse. La torta è quella. Normalmente è un approccio un po' aggressivo, no? All'inizio si dice, no, guarda, io così ho niente, guarda che se non mi fai questo sconto non compro da te, no? Anche spesso anche atteggiamenti un po' aggressivi. E dicevo prima, il guadagno dell'uno dipende da quello dell'altro, un po' come il tiro alla fune, che infatti è una delle rappresentazioni più tipiche che si fa della negoziazione distributiva. O qualcuno tira da una parte e l'altro cede. E in alcuni casi è chiaramente utilizzabile, non è detto che si debba arrivare sempre a prende tutta la noce uno e uno niente. Normalmente nelle trattative si può trovare un punto di incontro se c'è una zona di incontro possibile all'interno, perché ognuno di noi normalmente dice io sono, non so, sul prezzo. Per comprare il prezzo deve essere tra A e l'altro dirà per vendere il prezzo deve essere tra A e A. Se c'è una zona di sovrapposizione, dopo un po' di schermaglie si cercherà, si troverà un punto d'incontro. Però nelle forme più esasperate ovviamente non va utilizzato questo approccio se io voglio costruire una relazione di lungo periodo, perché io so benissimo che se guadagno tutto io l'altro perde, non sarà contento. Dicono gli inventori, i creatori dello strategic selling, uno dei metodi di vendita più conosciuti al mondo, Bill Heyman è la società di consulenza che lo propone. Il venditore deve guardare al di là della vendita iniziale e vedere cosa questa determina per, e vedere cosa questa determina per il futuro. Artifici o raggiri da parte del venditore potrebbero determinare una vittoria nel breve termine, ma si tradurrà in una sconfitta nel lungo termine. Se si rende la vendita win-win, invece si ottiene un cliente soddisfatto, una relazione a lungo termine, continuità di fatturato e buone referenze. La vendita invece è una situazione win-lost, dove uno vince e l'altro perde, cioè dove uno ha sfruttato tutto il suo potere contrattuale per prendersi la noce, l'altro l'ha dovuto accettare magari in quella situazione, ma probabilmente non sarà disponibile a replicare lo scambio in futuro. L'altra invece è la negoziazione integrativa, e cioè, data una certa situazione negoziale, come facciamo io e la controparte a stipulare un accordo che generi la massima utilità per entrambi? E questa è una modalità che prevede che ci sia fiducia reciproca, che si sia disposta a scambiare informazioni, che ci sia disponibilità ad andare incontro alle esigenze dell'altro, cercando di costruire un rapporto di collaborazione, che normalmente dovrebbe essere il presupposto per una relazione che prosegue con una reciproca soddisfazione nel tempo. Tornando al nostro esempio di prima, la soluzione sta nel capire quali sono gli interessi sottostanti rispetto alla posizione espressa. Un bambino dice io voglio la noce, l'altro dice io voglio la noce. Se ci fermiamo qui, cioè alle posizioni espresse, sarà difficile trovare un accordo. Perché la noce è una e i bambini sono due. Ma se io riesco a capire quali sono le motivazioni che stanno dietro questa mia ricerca, magari posso trovare un punto d'incontro. E magari scoprire che un bambino vuole la noce per mangiarsi l'interno e l'altro vuole la noce per fare delle barchette con il guscio. Ecco che improvvisamente quella situazione che sembrava senza via d'uscita, perché le posizioni non erano collimanti, non erano armoniche, in un approccio invece diverso, se io vado a chiedere perché vuoi quello, cioè se io scopro quali sono le motivazioni che spingono il cliente ad acquistare,
Allora, probabilmente posso anche trovare delle possibili punti di incontro. Certe volte, come dicevo, le posizioni non sembrano consentire un accordo e invece gli interessi sottostanti, cioè le motivazioni, sì. E questo allora è un altro ottimo motivo per cui scoprire i bisogni del cliente, cioè focalizzare l'attenzione sul cliente, scoprire quali sono le motivazioni che lo spingono ad agire, potrebbe anche permettermi una negoziazione migliore. La posizione è quello che l'attore afferma, cioè una delle due controparti. Domanda o offre all'interno della negoziazione. Gli interessi sono ciò che vuole realmente. Possono essere tanti, cioè necessità, status, aspettative, quindi possono fare riferimento ad aspetti tangibili o intangibili, ma è quello che io devo scoprire per poter consentire di avere un accordo soddisfacente per entrambi. Quindi negoziare efficacemente se riesco a mettere il cliente al centro, capire quali sono i bisogni che lui ha e cercare di soddisfarli. Quindi è importante la vendita perché migliora l'immagine del venditore, restituendo centralità al suo ruolo, mi consente di negoziare più efficacemente in alcune situazioni. Fare presentazioni efficaci. Dicono che una presentazione efficace deve essere chiara, completa e concreta. Chiara, non deve lasciare dubbi nella mente del cliente. Completa, focalizzarsi sulle informazioni più importanti per quel cliente. Concreta, cioè trasferire le informazioni in modo che siano dimostrabili e comprensibili. Ma se io non ho scoperto quali erano i bisogni del mio cliente, come faccio a fare una presentazione che sia chiara, che non lasci dubbi se non so qual è l'oggetto di interesse del mio cliente, cioè il tema che io devo andare ad approfondire? Come faccio a essere esaustivo? Parlerò di tutto un po' se non ho scoperto quali sono i bisogni del cliente. Sfoglio tutto il catalogo e se lui non si addormenta prima, visto che il catalogo magari è voluminoso, ci può essere anche la fortuna che getta l'occhio un po' più attento su qualcosa. Ma se io invece sono riuscito ad analizzare prima quelli che sono i suoi bisogni e le sue necessità, quali sono i bisogni che lui vuole soddisfare, allora mi focalizzerò sulla soluzione che magari avremo trovato il modo di condividere insieme, potrò presentarla in maniera chiara, completa e concreta. Quindi scoprire e soddisfare i bisogni per migliorare l'immagine del venditore, negoziare efficacemente, fare presentazioni efficaci e poi creare relazioni di medio periodo, cioè fidelizzare. Una volta si facevano le vendite porta a porta, no? Tuttora per alcuni prodotti, ricordo, si vendevano enciclopedie porta a porta. Il venditore di enciclopedia sapeva benissimo, così come lo sanno molti di coloro che vendono porta a porta in casa, che la vendita va chiusa probabilmente in prima visita e non ci sarà nessun'altra opportunità. Cioè, una volta che ho venduto l'enciclopedia, difficilmente a quella stessa famiglia gliene vendo un'altra. E quindi lì devo tirar fuori tutte le armi che ho a disposizione per persuaderli a chiudere, no? Vediamo che sempre quando ci sono questo tipo di vendite, il venditore chiede che sia presente tutta la famiglia perché non ci possano essere riflessioni ulteriori, devo parlarne con, perché molto spesso se andiamo a discutere la cosa non si chiude. Ma se invece il mio obiettivo, come nella maggior parte delle situazioni B2B, è quello di costruire relazioni che vanno avanti nel tempo, la soddisfazione del cliente è un presupposto fondamentale, quindi scoprire i bisogni e soddisfarli. Nel 2009 McKinsey elaborò questo diagramma, questo concetto. Devo dire che chi io, ma molti altri come me si occupavano di questo argomento, già da tempo avevano sviluppato questa convinzione. Comunque loro dicono, a un certo punto
Il processo di vendita è un processo che va in loop. Loro l'hanno immaginato e descritto qui prevalentemente facendo riferimento a un cliente B2C, ma sostanzialmente non cambia nulla se parliamo di B2B. Quindi c'è prima il cliente, il consumatore in questo caso, farà un'analisi di quella che è l'offerta, andrà a individuare una serie di marchi che ritiene adeguati per soddisfare le sue necessità, poi le farà una selezione, quindi andrà ad acquistare e effettuerà l'acquisto. Poi utilizzerà il prodotto e a un certo punto, quando si troverà a effettuare un nuovo acquisto, deciderà, e lì c'è il trigger, il grilletto, l'elemento che fa decidere no? Se l'esperienza d'acquisto sarà stata positiva, avrò il loyalty loop, quindi avrò la fidelizzazione, quindi il riacquisto. Se l'esperienza non è stata positiva, il cliente andrà a rivalutare altri marchi, altre aziende che possono soddisfare le sue necessità e così via. Quindi la soddisfazione del cliente nuovamente è un presupposto perché si possano avere acquisti ripetuti nel tempo. È evidente che un'esperienza soddisfacente da parte del cliente ha come presupposto il fatto che io sia riuscito a individuare e soddisfare le sue necessità. Se io non mi sono preoccupato di individuare le sue necessità, il fatto che lui possa essere soddisfatto, magari l'ho pressato, sono riuscito ad essere convincente, sono riuscito a chiudere la vendita, ma è improbabile che lui riacquisti da me. Quindi se il mio obiettivo è la vendita che sia un one shot, un colpo solo, qualsiasi strumento è legittimo, ma se io voglio avere scambi ripetuti nel tempo, non posso prescindere dalla soddisfazione del cliente. Tanta roba davvero, Marco, davvero tanta roba. Siamo quindi arrivati alle 6 e 3 minuti, più o meno sono stato nei tempi, quindi dobbiamo preoccuparci di scoprire e soddisfare i bisogni dei clienti? Sì, perché? Beh, sicuramente perché migliora la nostra immagine e ci dà centralità, sicuramente perché ci consente di negoziare efficacemente, sicuramente perché ci consente di fare buone presentazioni e sicuramente perché ci consente di fidelizzare i clienti. Bene. Penso che siano dei buoni motivi per preoccuparsi del cliente, no? Io dico sempre che preoccuparsi del cliente non è una forma di altruismo, ma di sano egoismo perché ci porta tanti benefici. Tanta roba davvero, e questo consideriamo che sono, come si dice a tavola, no? Un entrée di quello che è il programma di questa prima Una lezione. tappa di Quindi avvicinamento. La corsa esatto. deve iniziare ancora. Faccio fatica a parlare in italiano, mi avventuro anche nel francese. Però per me l'idea che il cliente è un mostro mi piace. Questa, trattengo questa cosa che è interessante, insomma. Però Dama, ho tu visto. non arrivi all'ultima slide, quella dove dice che bisogna farsela Lascia piccola. stare, partiamo che intanto è un mostro, poi dopo vediamo. Dama, l'ho visto in vendita io. Lui arriva all'obiezione, no? Fino a che per sfinimento il cliente non compra, insomma, però funziona. Lui è capace, non molla mai. Eh beh, ma ognuno poi deve trovarsi il suo metodo. Vivi, Dama. No, esatto, nel senso che sono d'accordo, infatti. Io do Va per bene. scontato che il cliente prima o poi ha bisogno di me, quindi cerco di essere sempre pronto lì che nel momento giusto. Modestamente il Esatto, cliente farà modestamente, esatto. bisogno. Bene, si possono fare delle domande. Vedo Lenovo che è molto attivo, ma ho visto anche Giacomo Bianchi, sempre Michele Lerdini, Emilio Cistola. Se avete delle domande, Gianni Lazzeri, se avete Gianni Marco lo Lazzari, stesso. Emilio Cistola, non sbagliare i cosi, gli Prego, lascio accenti, la parola. sono un disastro. Ma anche a Marco Commissari, se volete fare qualche domanda, O considerazione, possiamo anche dare considerazione. contro a quello che ha detto il prof, non so, Ah, è una assolutamente. community, è
un confronto. Rompo il ghiaccio, con una cosa, perché mi ha molto colpito, al di là del concetto del mostro, che è molto significativo, perché rende l'idea di quanto noi siamo oggetto della famelicità di questo mercato, no? Del mercato. Ma quello che mi ha colpito molto è che io tutta la vita che penso che il mio cliente può essere un mio partner. E tu oggi hai detto, Marco, una cosa interessantissima, che non è lui il mio partner, ma io sono il suo partner. Questo è effettivamente il cambio è il mindset diverso che dobbiamo metterci nella testa. Noi che, se vogliamo vendere, dobbiamo capire un po' quello che diceva Zama adesso. È lui che ha bisogno di me, non sono io che ho bisogno di lui. Che non è mica vero, perché in realtà l'hai spiegato molto bene, anche nella parte della negoziazione, Però questo concetto di partenariato è fondamentale, perché è una delle balle più grandi che ci siamo raccontati quando facevamo i direttori commerciali, dicevamo i clienti sono dei partner. Poi sotto sotto nella mia testa pensavo, è uno che mi vuole comunque sempre invece non fregare, perché io voglio fregare lui. Quindi so se, entra quel meccanismo di do desk, in verità si rompe solo se io concepisco lui come una cosa che vale per me. Ecco, questo è quello che volevo dire. Penso un po', ma ce l'ho fatto, volevo dire questo. E bisogna avere la serena consapevolezza che lui continuerà a lavorare con me, viceversa, se io gli sono utile. E questo volevo finire dicendo, soprattutto nella logica in cui il valore non è più tanto il prodotto in quanto tale o il servizio in quanto tale, quanto gli accessori al prodotto e al servizio, quindi tutto quello che crea appunto valore, per cui lui, io che lavoro con dei clienti all'estero, che molto spesso non sa, in Africa, che molto spesso non sa quel che vogliono, ma lo vogliono, metto in atto, mi spiego cosa vuol dire, non metto in atto questo tipo di tecnica, ma cavolo che questo lavorerà con me, perché andrà da un altro che finalmente glielo dirà. Ecco, quindi. Assolutamente. E sono passato dalla fase iniziale del buyer che io facevo alla fase di oggi, che io sono un partner, perché tanto lui ci va da solo, perché va su internet, come dicevi te, c'hai Catalcia. È molto interessante, mi sono sentito molto, molto raccontato da quello che tu hai detto Fa piacere. oggi. E Scusate. infatti io avevo una domanda anch'io. Cosa c'è la prossima tappa oltre la customer satisfaction? Ma quello che diceva Marco mi colpisce molto perché i clienti africani non sanno quello che vogliono, ma lo vogliono. Beh, no, Cioè, no, non è l'Africa che fa la differenza, è il cliente. il fatto che addirittura il venditore possa diventare quello che, cioè, in un futuro che non è poi tanto distante con l'intelligenza artificiale, no? Che già anticipa, cioè, legge quelli che sono i bisogni. Che il venditore possa diventare quello che dice al cliente quello che ancora non sa di avere, quello di cui non sa ancora di aver bisogno. Ecco, però facendo sempre attenzione a un aspetto, cioè non si ingenerano i bisogni. Qualche volta io sento dire, no, poi adesso senza entrare nelle situazioni specifiche, però il marketing, la pubblicità generano bisogni, no? Lì, nel senso che al limite fanno emergere un bisogno, ma se qualcuno ci rifila una cosa inutile, sì, come No, dicevo questo è prima, una vero. volta la compriamo, ma due no, no? Dico sempre, il cliente è come il fiammifero, si frega una volta sola, poi, quindi una te la passo, perché però poi se il mio obiettivo, come quasi sempre nel B2B, è quello di avere scambi ripetuti nel tempo, io sono nella necessità di capire quali sono appunto i bisogni del mio cliente e trovare la soluzione migliore per andarle a soddisfare. Non perché sono generoso, ma perché io voglio continuare a fare business nel tempo, perché voglio far crescere la mia azienda. Non c'è alternativa, perché ci sarà qualcuno che altrimenti lo farà al mio posto. Altre domande? Vedo Lenovo che è attivo e sempre Michele Leardini che è molto attento. Se avete delle domande, facciamo l'ultima domanda anche perché siamo oltre l'ora e dobbiamo anche chiudere, giusto Zama? Ma sì, io ne faccio una perché insomma ce n'è possibilità. E,
proprio per una questione attuale di un cliente, magari appunto che ci è passato davanti e non si è fermato, nonostante una trattativa che è durata. Ecco, spesso mi chiedo, molto bene andare a fondo e cercare di capire i bisogni, ma non è sempre facile interfacciarsi con chi prenderà le decisioni. E quindi, cioè magari abbiamo chi, soprattutto nelle aziende più grandi, fa della ricerca, no? Nel processo di acquisto, cerca, però poi dopo riporta tutto quello che ha trovato e non ti dà lo spazio per entrare invece in quella camera dove le decisioni si prendono. Allora, mi interesserebbe poi nelle prossime puntate anche approfittare per approfondire un po' questo tema, perché mi piace molto l'immagine della noce e la ritrovo e cerco di metterla anche a frutto. Mi aveva colpito già la prima volta che l'avevo sentita, no? Adesso torna, è utile, però spesso non si riesce ad arrivare lì, ecco. Allora, guarda Marco, scusami, perché vedo che anche David, secondo me, vuol fare una domanda, magari rispondiamo tutti e due o mi sbaglio? No. Sì. Vai allora, dai, così le facciamo tutte e due insieme e rispondiamo sia a Michele che a David. Ok, io purtroppo sono entrato 20 minuti dopo, ma per un'altra call che avevo, però mi è servito davvero tanto, è una domanda che ho è... Io ho un'azienda di meccanica, lavorazioni meccaniche di precisione, quindi il mio buyer, medie e grandi aziende di tutta Italia, io lavoro nel settore regione Emilia Romagna e Marche, non vedono altro che, spesso, non vedono altro, solo il prezzo. Quindi anche clienti nuovi, io sto facendo molte fiere, si parte dal prezzo, quindi senza poter entrare in rapporto, mi fai l'offerta, se il prezzo è più basso allora cominciamo a dialogare, e se il prezzo invece non c'è, anche chiedendo feedback e magari andandoli anche a trovare, vedo che spesso c'è un muro, proprio per almeno nel mio settore vedo che è così. Quindi su questo mi può aiutare, perché la questione del mostro, io non ho mai visto il mio cliente come mostro, ma diciamo che ultimamente comincio un po' ragione, sta diventando mostro non vuol dire necessariamente negativamente mostro, perché è complesso, cioè una cosa complessa. Quindi in un minuto, Marco, la domanda di Michele, come parlare con l'interlocutore giusto, e la domanda di David, come superare l'obiezione del prezzo. Allora, dico probabilmente delle cose banali, perché in un minuto non è che si riesce ad approfondire moltissimo, però quasi sempre nei processi di acquisto intervengano più soggetti con funzioni o responsabilità diverse. Bisogna essere consapevoli di coloro che interverranno. Una cosa che si può provare a fare, qualora io non vada a parlare direttamente con il decisore, è redigere un documento dove anche i benefici che sono ricercati dal decisore, perché molto spesso se io mi rapporto con l'operativo, magari lui cerca delle cose che sono diverse da l'operativo, non so, cerca la soluzione a un problema e il decisore cerca l'efficienza, adesso per dire, o la redditività. Costruire, sostanzialmente addestrare il mio interlocutore a parlare con, anche utilizzando il supporto, magari ho fatto un'offerta, se nell'offerta riepilogo solo gli elementi costitutivi del prodotto, se faccio una sorta di capitolato, probabilmente tutto quello che io posso offrire si perde. Se invece io riesco a riepilogare nell'offerta anche alcuni dei benefici che potrei offrire interessanti per colui che decide, potrebbe essere uno strumento, un modo. Quello che dice Davide è estremamente vero, cioè succede molto spesso. Mettiamolo così, qualche volta bisogna pagare, no? Io non sono un giocatore di poker, però so che bisogna mettere una fiche per poter giocare. Qualche volta quello è necessario, perché poi, a meno che uno non fa un'attività in coprogettazione, dove allora il servizio che riesce a esprimere già dalle prime fasi, anzi nelle fasi antecedenti, la trattativa vera e propria potrebbe consentirti di entrare, magari perché tu riesci a avere capacità o competenze che risolvono i problemi dell'azienda. Ma ammesso che questo non sia, come dicevo, certe volte bisogna essere disposti a lasciare una fiche sul tavolo per poter entrare a far parte a poter giocare la partita.
Poi in quel caso successivamente si potrà avere la possibilità di dimostrare le proprie competenze, il servizio, l'assistenza, l'essere presente, risolvere problemi, eccetera. Però qualche volta è vero che per sedersi bisogna mettere una fiche e quello certe Bene. volte è il prezzo. Bene, Zama, faccio una rapida sintesi e poi lascio la parola a te per dire come fare per le prossime tappe e iscriversi al corso. Allora, i miei appunti sono: una volta la domanda era superiore all'offerta, quindi il cliente aveva bassa discrezionalità nella vendita. Aumentata l'offerta è aumentata la discrezionalità del cliente e quindi il suo potere contrattuale ed è diventato necessario sempre di più che il venditore crescesse per orientare il cliente. Il venditore è necessario sempre più quando crea valore, altrimenti è inutile. Il venditore deve essere un partner. In precedenza, non era necessario approfondire le necessità del cliente, oggi sì, il venditore deve creare valore. Molto importante quando si crea questo rapporto di fiducia essere coinvolti fin dalla fase iniziale del processo di vendita. Prego, Zama. Allora, le prossime date, venerdì 19 maggio, ore 17, altro momento online in cui riprenderemo quello che oggi ci è stato dato, detto dal prof, con la presenza di un testimonial che prova a raccontare come questi concetti poi è riuscito a scaricarli a terra e quindi anche con tutte le eventuali obiezioni o problematiche che ha avuto. Poi, terza data di questo mini percorso all'interno del percorso del Sales Community Lab, giovedì 8 giugno in presenza. Vi sapremo dire poi la location, ma diciamo, per poter partecipare evidentemente serve potersi iscrivere. Come Valerio sta evidenziando qui in presa diretta, l'iscrizione al corso che potete fare con le CDO locali o territoriali di riferimento, prevede una quota di 650 euro per partecipare a tutto il percorso che prevede, come dicevo prima, 6 date online e 3 date in presenza, evidentemente prevede anche poi i vari lunch e tutto il materiale informativo e accorrete numerosi, nel senso che poi a un certo momento chiuderemo le iscrizioni, quindi chi ha già una scelta, ha deciso appunto di manifestare interesse alla cosa, se ha bisogno di chiarimenti chieda dei vari riferimenti locali delle CDO e poi proceda e provveda. Stop. Ottimo, quindi ci vediamo per il prossimo appuntamento che sarà, io mi Venerdì sono fermo, 19 maggio. il Venerdì 19 19 maggio maggio. con il testimonial sempre il 17. Bene, Esatto.